Salve a tutti cari sconosciuti, io sono Ferry, lo so preferite Melocchi, e questo è il quinto e ultimo episodio di Republic. Non riesco a credere che siamo arrivati al finale, come non riesco a credere al fatto che sia effettivamente così curiosa di come si concluderanno le vicende. Pensavo un gioco molto più lineare, molto più banale a modo suo. Mentre invece ha delle belle idee, certo si rifà tantissimo allo stile di Metal Gear Solid, si rifà tantissimo alle storie dei futuri alternativi, autoritari, 1984 chiaramente di George Orwell è la base su cui tutte le storie di questo genere si sono fondate, però potrebbe essere interessante, specialmente perché noi non siamo la protagonista e la protagonista non è carismatica. Cioè, può essere dolce, può far tenerezza, ma non è un personaggio carismatico, non ha personalità e c'è un motivo per cui è così. È evidente, è chiaramente, cioè, a questo punto mi viene da credere che sia un clone o qualcosa del genere, che è stato creato praticamente in laboratorio per uno scopo che ancora non è molto chiaro e quindi non ha nessuna esperienza nel mondo reale, quindi è un po' stordita, per così dire. Ora, chiaramente io suppongo non controlleremo la 390 adesso. Ah, una chiamata, ok. Visto che appunto 390 è morta, l'overseer là le ha sparato, quindi adesso ci sarà Hope, suppongo, finale. È lei che ci sta chiamando, penso. Giusto? Vero caricamenti? Questi caricamenti sono terribili. Un paio li ho tagliati durante il montaggio perché parlavamo di un minuto di caricamento, almeno 40 secondi, cose così. Sono davvero curioso di vedere come andranno le cose. Ah, è lo stronzo che ci ha chiamato. Va bene, ok. Mi vedi, appunto? Vedi questo? Hop! È lei! Ok, allora è viva, perfetto, sta bene. Pay attention. Vabbè, fai attenzione, ok. Una situazione di merda, comunque. Veramente di merda. Tra l'altro è tutto celofanato, come ci fossero delle perdite. 390 okay. 390H, sai che cosa sei? It's not a rhetorical question. Non è una domanda retorica, te lo sto chiedendo. Do you know what you un essere umano? No. No. Bene. All right, ok, ti consento questa definizione riduttiva, ma tu sei molto più che umana, è molto più rara di denti di cosa, pollo. Ok, come precal tu porti l'esperienza, le conoscenze della nostra specie e i ricordi di tutta la nostra esperienza come specie, non qui, non qui, nel tuo DNA. Codificato fin dal momento della tua nascita. Cazzarola, che figata. Tu sei una vivente, respirante, pensante massa di dati. Un hard drive con una capacità praticamente infinita. Con un hard drive poi ogni tanto ti corrompi. Ma fortunatamente non sei l'unico. O l'unica, comunque. Sei il backup. Tanto magari ci mettiamo una posizione figa, guardiamo meglio. Non c'è niente da esaminare, ok. Vabbè, quindi noi siamo il backup. A copy of a copy. Una copia di una copia di una copia. Non vogliamo un cazzo. Normalmente un pre-cal quando diventa corrotto viene riformattato, ricalibrato. Lo cancelliamo, noi cancelliamo e ricominciamo da capo. Non voglio avere la mia mente cancellata, nemmeno io voglio. La perdita di memoria è una complicazione, non l'effetto desiderato. Voglio ricordare le cose. Quali cose? Stanotte il tuo amico lì fuori ti ha mostrato un barlume del mondo reale in tutte le sue manifestazioni disgustose. Il tuo amico lì fuori? Chi? Ti hanno avvelenato con il tipo di esperienza di vita sbagliata. Ti hanno spinto a fare dei crimini orribili e ti hanno esposto alla loro realtà corrotta. Vabbè, sì, insomma, sei un po' scoppiatino. Comunque, quelle sono immagini di Hope, immagino, che fa cose durante la nostra. Perché comunque è tutta una notte, sta tutto accadendo in una notte sola. Per la direttiva 95 chiedo che tu ho chiesto che tu fossi ricalibrata, come già è successo tante volte in passato, tuttavia, quindi tu sei rotta oltre qualsiasi possibilità di recupero, di riparazione, quindi già lei ha perso la memoria un sacco di volte, per questo è rincretinita. Wow, no, ehi, hey. David Hayter,
Derringer, stop this recording at once. Spegni questa registrazione. E invece è in live. Posso avere la tua attenzione, Treglasol? I want to thank you. Voglio ringraziarti per avermi reso un martire, sparandomi e lanciando il mio corpo, insomma. Se la reso un martire. Fortunatamente è mancato tutti i miei organi vitali, hai compreso il mio cuore, considerato che non l'hai neanche tu, non mi sorprende che tu abbia mancato il mio. Come stai, Derringer? Continuo con l'avvento, bla bla bla. Insomma, praticamente gli sta dicendo che non si è accorto che molte delle sue truppe si stanno ammutinando. Prisak sono miei adesso, almeno buona parte di essi. E se qualcuno vuole combattermi, può trovare il luogo indicato nel manifesto corrotto, diciamo. Ma solo che li hanno bruciati tutti. Oh, shit, fucking step. Ah, vabbè, questo Zeiger comunque è un pazzo. Sta facendo scoppiare tutto. Cioè, cavolo, se sono sott'acqua è un bordello. Non posso fare una cosa del genere. Tra l'altro c'è acqua per terra comunque già. È una cosa strana. Vabbè, ci hanno lasciato lì, ci hanno posato alla grande. Ci siamo salvati solo per questo motivo, ovviamente. Watch your fucking step. Vabbè. Che situazione di merda. Con Zeiger che fa scoppiare tutto. Faremo la fine dei topi nella barca che affonda. Un po' come i caricamenti di questo gioco. Quindi comunque è confermato che gli hanno sparato, che hanno fatto tutto, solo che non l'hanno ucciso, si è salvato. È completamente un'altra espressione, Hope, rispetto alla ragazza. Wow. Prigionieri di metamorfosi. Questo è Daniel Zeiger. Traditore, agitatore. Normalmente cadavere. E da questo giorno sarò il vostro liberatore. Aspetta un secondo, lasciatemi. Oh. Fa esplodere cose. No! Sto facendo un casino. Da coloro che sono stati schiavizzati da Treglasol, adesso siete liberi. Per i pochi ancora fedeli a lui, voi presto morirete. Scegliete fate la vostra scelta con attenzione. Non fate patti con uomini marchiati, non vivranno a lungo per rispettarli. Vabbè, noi siamo tanti, siamo arrabbiati. Beh, questo ve lo faccio sentire figo. Revolutionary. Fly beside me. Prendete la vostra mano tremante e create un pugno con essa. Soliti discorsi super rivoluzionari, bla bla bla. Figata, fighissimo con la musica, sembra Metal Gear Solid, cavolo. Non voltate le spalle alla vostra, al vostro paese, perché quello è il momento in cui vi pugnaleranno. Super Metal Gear Solid. Un bel finale, brum. Che figata, c'è il tema principale del menu. Che ricorda un po' Mass Effect comunque. Un po', molto. È troppo figo però. Non lo so, mi sta fomentando tantissimo. Sì, arriva a spaccare i coni. Quanto è figa lei, non si perde d'animo, ma neanche un momento, non ha più paura di niente. Caricamento brutto. Poi questo è Zeiger che parla. Sì, infatti immaginavo parlasse con Mirelle, perché erano insieme mentre registravano quella cosa. Stanno litigando perché è quello che devono fare adesso. Dice: stai facendo crollare tutto, basta. 390H. Come hai trovato questo posto? Come è arrivata fin qui? Con aiuto. Il tuo telefono. Non ho più bisogno. Why is this? Ah, questo è lo sfondo che c'era nella ripresa nell'ufficio di Treglasov, no? Il cattivone. I'm done. Sono finita. Non mi fido di loro. Loro mi hanno praticamente fatto perdere. Chi ti ha insegnato quella frase? Il custode. Ascoltami.
Vabbè, la persona che ti sta aiutando da lì ti ha fatto arrivare più vicino alla libertà di qualsiasi Precal mai. Whip. Ah, tu conosci Whip? Infatti è morto, vabbè, mi immaginavo. È affogato nel giardino cercando di fuggire. Sì, sì, è... Ha fallito perché non aveva nessuno che l'aiutava. Non aveva nessuno che lo proteggesse. Ma noi chi siamo? Vorrei capire. Visto che... Se sei veramente finita, ti porterò, riporterò alla tua stanza, ma dopo oggi non importa più. Stiamo distruggendo tutto. Kid, dice Kid. Dolce. Possiamo usare l'aiuto del tuo amico. Ma è il tuo telefono! Ma lei vuole liberare tutti i Precal. Lo vogliamo tutti. La domanda è come facciamo a farlo nella maniera giusta. Mira, lei e io non siamo d'accordo su molte cose. La violenza non è la soluzione, bla bla. Terminus deve essere distrutto. Ma adesso è protetto da una divisione di Prisac lealisti. No, non è necessario ucciderli, possiamo fargli cambiare idea. Ma ancora meglio, possiamo trasformarli in hamburger. So, Precal, how do you and your friend want to do this? Come? Che vuol dire? Ah, possiamo... Ah! Vabbè, allora, hop col cavolo. Hop col cavolo che la facciamo decidere, poverina, lei è completamente scoppiata. Ma Mireille, per forza. Cioè, comunque Seger è una testa calda. Cioè, ha delle belle idee, però è veramente una testa calda. Una situazione del genere. Siamo sott'acqua, ma stiamo scherzando. Lui fa crollare tutto, ammazza la gente. Moriamo come veramente, come topi in una nave. Assolutamente no. Cioè, Mireille, per forza. No, io Hope non la faccio decidere. Probabilmente la decisione di Hope dipende dal fatto che le abbiamo fatto vedere o meno la registrazione del bibliotecario che muore. Sospira. Ok, quindi dobbiamo cancellare le accuse criminose false su questi Prisrak che sono lì. Cos'è una degas gun? Vai sul computer e cancella l'hard drive. Specificamente dovrai cancellare tutte le cariche e accuse criminali che questi uomini hanno addosso. Per ottenere una degas gun devi andare all'interno dell'ufficio di Derringer. Io conosco il fucile di gas, non la degas. Non so cosa sia, sinceramente. Vabbè, abbiamo bisogno del livello 5. L'ho spento per un motivo. E io lo sto riaccendendo. Le donne, sempre. Vabbè, il Precal ha bisogno. Noi abbiamo bisogno del massimo livello di sicurezza per poter accedere. Quindi abbiamo bisogno di questa degas gun. Per cancellare le accuse di Prisrak e farli andare dalla nostra parte per ucciderli. Upgrade to Omni level 5. Ma cos'è la degas gun? Cioè, io probabilmente non capisco niente. Sarà qualcosa per spaccare i PC, probabilmente per cancellare i dati in maniera fisica, non soltanto digitale, non saprei. Cioè, ripeto, io conosco solo la pistola di gas, che è un'altra cosa. No, no, di gas, scritto Gauss. Questo è... Questo è... Oh! Ah! Quindi ci hanno beccato appena siamo usciti fuori! Ok, ora è chiaro. Ok, ci hanno catturate mentre stavamo fuggendo. E siamo tornate indietro. Abbiamo fatto cadere cellulare e tutto. E quel mirror che era uguale a noi ha preso le cose. Ok, va bene. Ora ha più senso. Ora ha più senso. Quindi non era Hope quella. Quella era lo specchio di Hope. You're ready. Head to the location. Dobbiamo andare lì, perfetto. Dobbiamo trovare la di Gasga e puntarla verso il computer perché hanno bisogno di... Non ci credo che la stai mandando con una pistola falsa. Non è una pistola falsa, no, è un pollo fatto di tofu. Se si trova in pericolo, che deve fare? Lanciarla addosso a qualcuno? Chi ha detto che dovrà farlo da sola? Vabbè, no. E tutti ci guardano, tra l'altro. Sì, ciao, però... Cazzo. Stanno mandando una povera ragazza stordita da sola. Vabbè, ok. Troviamo questa pistola e poi vediamo un po' di mettere Prisrak dalla nostra parte. Wow. Wow. Sembri di suoni in maniera diversa. L'accento, certo, sì, effettivamente mi sembrava strano. Effettivamente non parla più con l'accento di Mireille Prideaux. Parla con l'accento americano. Mi sono immischiata quando ho preso il tuo telefono. Siamo contenti che tu l'abbia fatto. Adesso è tuo. Un ricordo al... Vabbè, sì, insomma.
Non è facile tradurre in tempo reale, ragazzi, scusatemi, ogni tanto mi incarto, comunque. È un ricordo, ti servirà quando sarai nel nuovo mondo. Poi dice, perché mi hai detto che questo mondo, il mondo all'esterno era morto? E in pratica, vabbè, lei gli ha detto, ti ho detto quello che avevi bisogno di sentire e quello che gli altri che ci stavano ascoltando avevano bisogno di sentire, comunque. Il mondo là fuori non è morto, comunque, appunto. Possiamo parlare di questo dopo, però per adesso vai all'ufficio di Derringer e fai. Vabbè, sì, Zeiger è tipo la spalla comica in questo momento, si segue l'odore della la puzza della sua colonia, è scarsa. Mi sono fermato un attimo. Oh! Questo potere è stabile, ma questo posto non lo è, molto in fiamme, il resto è abbandonato alla distruzione. Beh, praticamente sta dimezzando i prezzi, sì, vabbè, il gioco sta finendo, quindi stanno facendo. Buona fortuna, mio vecchio amico, possa Hop vedere per la prima volta la luce, la vera Hop, non quella della notte scorsa, della notte trascorsa. Quindi mi ha confermato che non era la Hop di prima, qualora vi fossero dubbi. Cioè, è un po' strano comunque che tutti sanno cose. Vabbè, sì, comunque un videogioco. Chi cavolo è il Data Broker? Vabbè, sì, compriamo questo. Questo ci fa ricaricare a distanza il telefono, non abbiamo bisogno delle batterie. Vabbè, una cosa relativamente inutile, visto che comunque i poteri non li abbiamo usati così tanto. Però vabbè, può sempre servire, magari ci sarà qualcosa che avrà bisogno di tante tac. Ok. Lo spray al pepe rimane la cosa più utile al momento. Chiaramente ora taglio un po' l'esplorazione, farò vedere soltanto la base del gameplay. Comunque le mappe sono sempre quelle, chiaramente adesso ci sarà qualche modifica perché tutto è crollato, ci saranno più soldati, chiaramente, però immagino che... non cambierà poi così tanto, a differenza dell'episodio precedente. Il gameplay adesso è tornato quello classico, per così dire. Ok, questo finalmente possiamo aprire le porte di livello 5. Volendo si può fare, penso, backtracking e raccogliere qualcosa. Ci siamo persi qualcosa, appunto, prima, negli episodi precedenti. L'ufficio di Derringer è pieno di sopra. Raccogli la pistola di gas. Ma stai attento perché i Prisac hanno ottenuto un controllo più diretto di alcune telecamere della zona. Se vedi un raggio rosso, stai attenta, allontanati. Se ti vedono, nasconditi perché la loro reazione sarà immediata, in pratica. Oddio, Cooper! Oh, non parla. Quindi noi possiamo prendere il controllo della telecamera anche se è quella rossa, però per un tempo limitato, appunto. Non possiamo tenere, perché chiaramente se noi la controlliamo Hop si può muovere, immagino, senza far suonare l'allarme. Ok, non a sapersi. Ok, vabbè, la pistola è quella lì, chiaramente, quella che si vedeva lì nel muro. Questi? Vabbè, nulla di parte, faceva ridere. Comunque conferma che Sade, la giornalista, aveva un aggancio con Derringer, aveva una storia con Derringer. No, vabbè, era una storia sul fatto che Derringer comunque lavorava prima in un aeroporto, era la sicurezza dell'aeroporto, è sempre stato uno stronzo. Appena lei, Sade, lo scopre, tipo lo manda a fanculo e se ne va, stavano per far sesso e lei se ne va. E lui in realtà è un cretino. Ora possiamo cancellare, ok, va bene. Quando li ha resi dei lealisti, li ha anche resi dei fuggitivi. Per cancellare i loro dati abbiamo bisogno di accedere a certi database criminali. I database sono separati in tre computer, più vicino al piano di sotto. Va bene, perfetto. Ok, abbiamo trovato. Primo lealista di cui abbiamo bisogno di pulire, diciamo, è Benedito Costa.
Beh, qualcosa mi dice da giocatrice che non basterà assolutamente. Dovremo trovare altre cose. Beh, 131 profili è più di quanto mi aspettassi. Abbiamo bisogno di ridurre, no? Restringere la nostra ricerca. Oppure possiamo cancellare tutto e risolvere il problema. Daniel, non hai niente da fare da qualche altra parte? Probabilmente. Oh, lo tratta come uno stupido. Probably. Molto simpatico. Ok, dobbiamo cercare nell'ufficio se troviamo altre informazioni. Vabbè, era c'era da aspettarselo, va bene. Adesso farò un montaggino perché vi evito. Comunque, qui la sicurezza è molto serrata, specialmente per le videocamere. È veramente fastidioso. Basso minimo di disattenzione e si viene catturati. Adesso vediamo dove sono. Hop. Ok, vediamo se basta. In realtà non so, penso di sì comunque, perché non... ho cercato piuttosto bene e non ho trovato nient'altro, quindi dovrebbe essere sufficiente. Cavolo, abbiamo l'altezza di questo, di questo bestione, tipo 2 metri. Eh sì, era 2 metri e 3. Quanti ce ne saranno brasiliani di 2 metri e 3 che lavorano in questo posto? Meno male. 12. Ok, allora, controlliamo quali sono le accuse false che Derringer ha scritto su di lui, va bene. Va bene, aveva detto Derringer che era un artista. Sì, c'è un discorso molto bello che aveva fatto. Okay. Daniel, sul serio? Sì. Detesto essere questo tipo di persona, ma potresti stare lì? Sarò qui tutta la notte, ragazzi. È quello di cui è quello che temo. È troppo simpatico. Vabbè, sì, dobbiamo cancellare. Comunque, no, c'era un discorso praticamente. Lui ha creato le statue. No, le statue. Un quadro per il. Per il capo, il grande capo. Ora dobbiamo distruggere il computer. Suppongo che la pistola serva a questo. Ok. Dobbiamo soltanto puntarla al computer. Va bene. E poi tra l'altro, ragazzi, forse sto dicendo una cagata, va bene? Mi sembra di avere già visto una JoJo del genere. Io non sono un esperto del settore, però non credo che sia inventato. Cioè, forse è veramente una JoJo che serve per sicurezza, per cancellare, per distruggere le schede, gli hard disk, eccetera. Penso. Cooper! Sì, l'ufficio di Cooper! Ok, so che lo vuoi aiutare. Tu che ne sai di Cooper, tu? Tutti sanno di Cooper, perché Cooper è patato, lo conoscono tutti. Va bene, dobbiamo adesso, dobbiamo fare la stessa cosa per altre 2 persone, perfetto, ok. C'è un altro computer. Penso che già ci siamo comunque, perché ho raccolto un bel po' di roba. Lo farò vedere in montaggio. E sì, dai. Cavolo, l'eterocromia. No, quanti ce ne saranno che si chiamano giocare appunto con l'eterocromia? Ok, vediamo i danni. Guardiamo il suo profilo criminale, insomma. Ok, vabbè, dobbiamo al solito cancelliamo. Vabbè, adesso ne manca solo uno. Giustamente dobbiamo anche distruggere il computer. Abbiamo fatto tutto quel macello per ottenere la pistola. Dobbiamo anche usarla.
Niente, nessuno si accorgerà del fatto che noi stiamo friggendo dei PC mentre ci sono delle videocamere di sorveglianza. Molto Metal Gear Solid questa cosa, con le videocamere di sorveglianza che hanno un cono visivo di zero praticamente. Non si è accorto di nulla. Perfetto, grande soldato. Questo dovrebbe essere l'ufficio di Cooper, se non sbaglio. Sì, è l'ufficio di Cooper con i poster nerdosi! Oh! Che dolce! Ok, Cooper. Try this again. Ho sbagliato, vabbè. Ok. Qua, alla grande, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo fatto jackpot. Esatto, l'abbiamo trovato. Grande. Non vi dico quanto tempo ho impiegato per trovare tutto. Tutta la roba in giro. Mi sono persa mille volte. Meno male, guardate, montando. Per fortuna questa cosa sarà rapida e indolore, ma vi assicuro che è stato complicato. Ok, cancelliamo tutto. La cosa simpatica è che noi stiamo facendo praticamente l'opposto di quello che abbiamo fatto nel secondo episodio. Nel terzo episodio. Cioè, mentre prima abbiamo accusato ingiustamente tre persone, adesso stiamo cancellando le accuse di tre persone. Quindi, in un certo senso, a livello di karma, stiamo tornando sul neutrale. Molto carino. Tre persone diverse, però. Cooper! Questo è figo. Questo è figo. Potrebbe essere veramente utile. Bisogna vedere di quanto. Possiamo controllare più a lungo le videocamere. Questo è molto figo. Anche, vabbè. Vabbè, sì. Insomma, ok. Nulla di che. Stop, mi dispiace, perché c'è un'altra cosa che bisogna, per cui bisogna prestare attenzione. Voglio che tu aspetti. Ho dovuto aspettare che finché Daniel si allontanasse. Torna all'ufficio da cui sei arrivata. Vai alla stanza e cerca un computer vicino a un muro pieno di scannerizzazioni di impronte digitali. Abbiamo un'altra storia da cancellare. Un altro realista? Non esattamente. Vabbè, è lei, ovvio. Dai, fa la misteriosa del cavolo, è lei. Ok. Non abbiamo nessun dato, però. Miranda Poe, dai, che sei tu. Chi è lei? Hop, svegliati. Una vecchia amica che è morta qualche anno fa. Svegliati. Perché, se è morta, perché dobbiamo cancellare le sue accuse? Silenzio di tomba. Hop, svegliati. Ci sta dando pure dati. Dai, ti ricordi la data di nascita della tua migliore amica? Io non mi ricordo quanti anni ho. Sospira. Quindi conferma comunque tutte le cose che Said, la giornalista, aveva detto di lei. Appunto Virginia, il fatto che era americana, che fingeva. Figata. Quindi comunque quella aveva fatto delle ricerche e aveva realmente azzeccato. Questa... Sei tu! Ah, ok, vabbè, vuoi che cancelliamo pure i tuoi. Ah, ecco, questo è un colpo di scena, non lo sapevo. Quindi queste accuse sono vere. Effettivamente lei ha fatto il motivo, cioè, e questo è il motivo per cui probabilmente si è alleata con Metamorphosis. Ok, ci sta chiedendo di cancellare le cose e di non dirlo a Zager. Però ci sta dando la possibilità di scelta. Vabbè, dai, la cancelliamo. Comunque alla fine è patata pure lei. Ha cercato di proteggerci. Non è stronza, non è una stronza. Ma sta dicendo, sono stata te, ero giovane, stupida, ho fatto queste cose, me ne sono pentita. Tutte le cose alla fine finiscono male, per amore, non finiscono. Anch'io ho fatto cose di cui non sono fiera. Ma hop, ma che dici?
No, cancelliamo tutto, tranquilla, dai, dai, sì, dai, bruciamo tutto questo posto, si comincia da capo una nuova vita. Now let's leave this and go to Terminus. Log into it. Ok, abbiamo raggiunto l'area con l'ascensore, quella che non avevamo potuto raggiungere per colpa di Derringer che ci aveva interrotto, non ci aveva fatto arrivare al piano più alto, appunto, anziché il nono piano ci eravamo fermati al settimo perché Derringer ci aveva interrotto, quindi adesso penso potremo prendere quell'ascensore con calma, senza rottura di scatole. Eccolo qua. Wow, va via la luce? Mamma mia. È ripartito stranissimo, non chiedetemi perché. C'è stato questo caricamento che ho tagliato, ma... Ma è così, è ripartito così. Ok, qua è Mirelle che sta dicendo ai lealisti di lasciar perdere, perché ora non sono più accusati di niente. Chiaramente di gameplay ne abbiamo salvati solo tre, però in realtà sono molti di più, quello è ovvio. Non poteva farci fare centinaia di volte la stessa cosa. Beh, non siete più sotto controllo di Derringer, non siete più sottomessi a Metamorphosis, siete uomini liberi, quindi potete combattere con noi in pratica. Diciamo che non erano in molti quelli che credevano agli ideali di Treglaso. Ok, quindi il piano sta funzionando e i Prizrak si stanno arrendendo, i lealisti si stanno arrendendo, che sono tipo un corpo d'elite, immagino. Qui siamo. Ah no, comunque siamo arrivati al piano della volta scorsa, in ogni caso, dell'episodio, del secondo episodio, terzo episodio. Ok, lì penso dovremmo andare a destra. E dobbiamo però salire sul Terminus, che è quella mega hard disk. Grazie ai tuoi sforzi, tu e il tuo amico non incontrerete nessuna resistenza dei Prizrak. Ok, prendi l'ascensore di servizio, che è di livello 5 se non sbaglio, esatto, ed era chiusa. Quella porta era chiusa, però adesso noi con livello 5 possiamo entrarci. Era l'unica porta nella quale non potevamo entrare nel terzo episodio, precisamente. Un'inquadratura particolare, carino. Sa tanto di finale. Stiamo salendo proprio sulla cima di Terminus. Parecchio in alto, per giunta. Comunque Hop, nella sua ingenuità, sta facendo qualcosa di veramente, veramente coraggioso. Cioè, lei non ci guadagna nulla, lei non ha niente, lei, cioè, fugge per ottenere cosa, comunque. Non è nessuno fuori da qui. Cioè, adattarsi alla vita reale sarebbe veramente tosta, comunque. È un po' sospinta, chiaramente, in queste sue azioni. Però lo sta facendo. Ha comunque il coraggio, dovuto forse... Watch your step. E in questo caso non in maniera figurativa. È un brutto volo fin giù. Sì, quel computer lì. Dobbiamo surriscaldare Terminus. E quello è il motivo per cui c'è l'acqua, appunto. È quello il motivo. Perfetto, qua non c'è niente da esaminare, va bene. Allora, penso dobbiamo far scoppiare tutto. Non scoppierà, però si fonderà praticamente. Si spappolerà tutto. E faremo un bel danno. Non oso pensare di quante centinaia di migliaia di euro potrebbe essere un danno del genere. Mamma mia. E il Lightning qua un attimo si è impallato. Ok, va bene. Proprio pronto per noi, praticamente. E adesso tocca a noi giocatori, perché Hope chiaramente non sa dove mettere le mani.
terminare Terminus. Ok, questo è un commentario postumo, per così dire. È successo un casino, cose psichedeliche, come vedete. Ho preferito cancellare l'audio di questa parte di gioco perché ero io che balbettavo, non ho capito nulla. Rivedendo nel montaggio ho capito qualcosina in più, ma neanche troppo. Il problema di questa sessione, che voi vedrete già montata perché sto commentando in post, è che vi dovete assorbire un botto di note audio senza poterle saltare, tutte molto scollegate fra loro, che però fanno capire che c'è un disegno comune e che a quanto pare ci sono molte ragazze come Hope che appunto sono state clonate. Il problema è che sono nel mondo reale. Cioè, qui vedete, dopo aver mandato queste informazioni nel mondo, questa cosa che sembra la galassia ma è sangue, una cosa stranissima, vi farò sentire solo una nota che comunque è quella che fa capire che sono dei cloni. È molto strano, molto criptico, forse perché non ho seguito le cassette audio di Zeiger, non ho seguito tutte le cassette audio, le cose criptate, però sarebbe da rigiocare, comunque da studiarsela. Francamente non mi andava neanche di farvi la traduzione di tutti i dialoghi, perché si tratta di tipo 20 minuti di discorsi, insomma. Se vi interessa sicuramente avrete modo di giocarlo. Qui per linee, per massime linee, diciamo che ci sono dei cloni che sono stati mandati poi nel mondo, non so perché, ma hanno dei problemi. Non sono persone, giustamente, non sono persone normali. Quindi adesso questa dovrebbe essere la... Adesso sentiamo questa nota in cui, che è quella più semplice da capire, insomma. Vedete, è comunque molto macchinosa. Questa parte mi sta facendo un po' cagare, per questo ho tagliato tutto. Sarebbe durata veramente troppo. Vabbè, adesso vi dico rapidamente, insomma. Vedi, voi lavorerei di nuovo. È difficile, Fiona. Vabbè, insomma, questa tizia ha fatto casino. 390F, capite? Cioè, però è un modello, cioè, tra virgolette, antecedente all'H. Comunque ho bisogno di lavorare, di supportare me stessa, capisco. Ma questo è il mondo esterno. Come ti senti? Ti sento ben ansia? C'è roba per quella, vabbè, pillole. Come sono i tuoi sogni? Sei una psichiatra adesso? No, ma Fiona, basta. Sei la mia supervisore. Vabbè, supervisore, sono la tua amica. E quindi fa la cosa degli amici e aiutami a tenere il mio lavoro indietro. Vedete, lei comunque, Hope. Fiona, non è così semplice. Tu fai male alle persone. Hai rotto il... cos'è? La cosa dell'osso, la clavicola di Xavier. Non potrei farti trovare il tuo lavoro anche se volessi. Agustina, mi dispiace. Ascolta, io... Adesso sto bene. Non succederà più quella cosa. Ora sto bene e voglio lavorare. Per favore, dammi un'altra occasione. Quel telefono che suona, per giunta. Lei ha fatto macello, ha attaccato questo Xavier's. Quando hai avuto la tua crisi, il tuo corpo ha cominciato a tremare, a vibrare. E sei caduta sul pavimento. I tuoi occhi si sono rovesciati verso... E c'era sangue, tutto sul tuo grembiule. Sangue di Xavier's, che è quell'uomo evidentemente. E non mi interessa se potevi morire in quel momento, perché io non stavo capendo che cosa stavo guardando accadere. E quindi ti ho preso e ti ho cominciato a chiederti che cos'hai, chi sei, cosa sei, perché pensavo che fossi posseduta. Quindi improvvisamente hai smesso di vibrare, i tuoi occhi sono tornati a guardarmi e mi hai detto molta calma: io sono un clone. Una cosa, cioè, boh. Che cosa strana da dire per un clone, appunto. Da dire in quel momento, volevo dire. Quindi capite, cioè, è un casino. A me dispiace, questa parte l'ho fatta in post-commentario, ma davvero vi assicuro che dura veramente, ma veramente tanto. A parte che ho perso un sacco di tempo a capire come cacchio ci si muoveva. Bisogna premere R2. Nessuno me l'ha detto. E basta. Quindi adesso smetto di parlare, di blaterare e torniamo nella registrazione live dell'episodio. Mi dispiace per questo piccolo inframezzo, però appunto, ragazzi, era ingestibile, era difficilissimo da gestire e da spiegare. Ci vediamo, a presto, ciao!
Ok, non ho capito niente. Va bene, ma probabilmente questa cosa la monterò perché... Ah, si sta scaricando il telefono, anche il mio cervello. Probabilmente ve la riguarderò e cercherò di capir meglio perché ammetto di non aver capito nulla. Ok, si sta scaricando il telefono all'improvviso, vabbè, che culo. Ce l'abbiamo, quanto tempo abbiamo ancora? Non abbastanza. Derringer, cavolo! Derringer, maledetto! No, no, no! Battery is dying. Io sto scaricando. Così lei sa, vabbè, sta morendo. Mi senti? You and your friend have caused enough trouble for one night. Fatto abbastanza casino per una notte, per una notte sola. Questo non la vorrei guardare. Che stronzo. Wow. No, 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 il telefono. Inutile. Inutile. Tu dovresti vedere, dovresti guardarti. Oh mio Dio, Derringer, ti ho quasi perso. Eh sì, Derringer mi sa che ha fatto un bel voletto. Darà una bella panciata per terra. Per terra nell'acqua. Ok, laggiù. Ah, quelli, vabbè, sono riusciti a... Ah, quindi ok, quindi quello è il cielo. Wow. E tra l'altro sarà mattino ormai. No, la batteria. Sembra il mio cellulare, anzi questo sta durando di più. Il mio cellulare si spegne quando raggiunge il 20% di batteria. Comunque, modalità risparmio energetica attivata. Puh, e si spegne. Vabbè. Quindi ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Abbiamo fritto Terminus. Non so come, ripeto, non ho capito che cosa ho fatto. Cooper! Cooper! Bellissimo! Non ho idea di come si sia salvato, ma si è salvato. L'importante è questo, non me ne frega niente. Chi se ne frega Plotol, chi se ne frega Cooper! 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 Oh, Cooper! Dolcissimo! L'1%, no! Nessun cellulare sarebbe acceso all'1%. Giustamente lei non ha mai visto il mondo esterno. Dice, che cos'è questo? Prendi un respiro. Tutto ok, prendi un respiro. Non ha mai visto tutto questo spazio. Non può essere finito così. Questa è l'America. No, non è finito. No, non è finito. Non ci credo. Non ci credo che è finito. Non è finito. Non è finito. Non è finito. Eccolo, eccolo, eccolo. Lo sapevo, lo sapevo, lo sapevo. Dai. Si sta ricaricando. Perché non succede nella vita reale? Vabbè, probabilmente avrà ficcato dentro qualcuna di quelle batterie, quella roba lì per ricaricarlo, va bene. Non c'è nessun'altra spiegazione, altrimenti va bene, ok. È riuscito a ricaricarlo. Ed ci ha chiamato di nuovo, comunque. Lo sapevo che non era finito, non poteva finire così di merda. Questo caricamento potrebbe finire, invece. Dai, che voglio vedere che succede! Dai! PlayStation! Credo in te! Io credo in te, ti do il mio potere! Sfera Genkidama, dai! Fammi vedere che cosa succede. Is this your world? Chiaramente lei è confusa, c'è una via di fuga anche da qui, perché giustamente lei non capisce dov'è, è chiaramente su una chiatta nell'oceano, ma non lo capisce, dice questo è il tuo mondo. Per lei quella piramide era l'America. Siamo troppo vicini a Terminus, ok, quindi giustamente certo non è, dobbiamo muoversi prima che esploda praticamente, ok, certo ancora non è successo niente, però l'abbiamo sovraccaricato, quindi ci dobbiamo allontanare. Noi stiamo sentendo delle comunicazioni perché abbiamo preso controllo di questo dronino, di questa telecamera drone carina. I controlli sono terribili. Peg Lazoff, Vice Admiral. Questo è il viceammiraglio con cui lui ha parlato. Praticamente lui, insieme a lui, hanno organizzato tutta questa cosa dei dati. Vabbè, sta chiedendo perché ha il braccio rotto. Vabbè, stava prendendo un quadro e è caduto alle scale. Vabbè.
Chiaramente Tregasov lo reputa un coglione. Un oggetto, praticamente uno strumento per ottenere i suoi risultati. Va bene con questo, secondo la procedura, va bene. Per quello che stiamo per fare non esiste nessuna procedura. Con la musichetta figa. Vabbè, in pratica stanno firmando un accordo, probabilmente per la vendita o comunque per la creazione di qualcosa con questi dati che possiede Tregasov, che lui ha accumulato praticamente tutto il sapere dell'umanità, è riuscito a raccoglierlo, non so come, però è figo, in questo Terminus, con i backup nei Prequel. Ok, vabbè, poi sistemate tutte le telecamere frontalmente, che stanno per siglare l'accordo. Peccato non poter guardare... Ah, premi il bottone verde per la firma digitale. Congratulations, fatto, a posto. On behalf of the eyes, I welcome you. Da parte degli occhi. No TLS. Questo nessun, questi sono sistemi di sicurezza, penso. This was only ever a formality. Vabbè, chiaramente è ironico perché insomma, figuriamoci i sistemi di sicurezza di cosa, lui controlla il sapere del mondo. Lui ridacchia, Tregasov, pensa in questo momento che è tutto a posto, non sapendo che... Un sorriso per le telecamere lo faccio sempre, non sapendo che... Adesso... My dear Richard, Terminus makes Bluff Day. Bluff Day sarà un'altra cosa. I am confident. Un'altra raccolta di dati. Penso che i miei dati siano più grossi dei tuoi, vabbè. Quella Terminus che scoppia! What the heck just happened? Che cosa cavolo è successo? Giustamente. Wait. E là c'è fumo, solo che non possiamo vederlo bene. Andato? Derringer? What's going on? Giustamente l'ammiraglio casca dalle nuvole, dice, ma che sta succedendo? Ok, abbiamo il backup. I Prequels. Tutti ricalibrati, tutti. Secondo i vostri ordini, signore. Tranne quella che è scappata. Certo, perché la direttiva 95 allora riguardava la ricalibrazione degli Prequel e la morte degli specchi, forse. Non ho idea cosa siano gli specchi. Lei è tutto ciò che rimane. Lui in questo momento si sta cagando addosso perché dice: lei è l'unico backup che rimane. What happened to Terminus? E lei sta dicendo: cosa succede a te? Cosa è successo a Terminus? It's a double cross. Lui sente: 3, 9, sta puntando la pistola perché dice: era una fregatura. L'abbiamo siglato, ma in realtà era una fregatura. Non sa. 3, 9, 0, 8. Sta chiamando, ma Hope non gliene frega niente. Cavolo, sta cagando addosso. Don't shoot her. I comandi sono terribili, ragazzi, mi dispiace. She's the backup. Lei è il backup. Will someone please tell me? Lei? Qualcuno per favore può spiegarmi che sta succedendo, esatto. Fatemi parlare con lei, fermi. Lui è disperato, no? Avete vinto. You va win. Bene, perché non vuole perderla. Mi avresti ucciso poco fa. No, spaventati. Non ti avrei mai fatto male. Piccola. Torna da me, posso sistemare tutto. Vabbè, lui giustamente pensa che lei è tipo una prigioniera, quindi sta dicendo che il governo americano può darti asilo. Lei è confusa, giustamente, non ha idea di quello che sta succedendo. E quei due da dove sono apparsi perché l'hanno abbandonata prima non si sa. Vieni con noi, loro non ci vedono. Posso afferrarlo? Non fare un Zegger, cavolo! Stand down! Sì, vabbè, tu Tregasov le dai consigli di farla saltare. Lei ha tutto, il peso del mondo, ma questo peso la schiaccerà. Se le salta, affonderà come un sasso. Sta parlando con noi adesso lui. E quando lei morirà, qualsiasi cosa che dà in seno di lei verrà persa per sempre. Non farla andare via. Ragiona con lei, lei ti ascolta, lei ti ascolterà. Riportamela. Don't let her go, you holy fool! Non fatela andare via. We have a boat. Signore, abbiamo una barca. Abbiamo biscotti. Come, get on the boat with us. Enough. Vabbè. Ah, devo scegliere io? Ma veramente, pure l'ammiraglio.
Veramente? Vabbè, per forza Zegar e Mirelle, cioè... Perché Treglasov è un bastardo, l'ammiraglio è un cretino, non ci può difendere niente, cioè tre secondi e torniamo nelle braccia di Treglasov. Zegar e Mirelle, per forza, è il male peggiore, è minore, alla fine, penso, credo. Aspetta, pensiamoci, no, Hop, ho preso una decisione. Va bene, Zegar e Mirelle. Are you sure? Sì, sono sicuro. Sicura, in questo caso. Sì, il vice ammiraglio andrebbe anche bene, ma è un cretino. Non ha capito niente. I don't know. Come no? Come non hai capito? No, che cosa? Era una presa per il culo, non era una scelta. Mi stai dicendo che non era una scelta? Che stai facendo? You did more for me than anyone. Più tu per me che per chiunque altro. This, ma questa? I have questo to devo do farla, questa cosa devo risolverla da sola. Cosa stai facendo? Perché non la fermano? Non l'hanno fermata. Si è tuffata. Non sa nuotare. Non sa nuotare. È vestita e non sa nuotare. È vestita e non sa nuotare. È morta, è fottuta. E pure il cellulare. Ci sto rimanendo malissimo. Vabbè, a parte che non le esce aria dal naso, da niente. Sta benissimo, è una favola. Sto solo affogando come una merda. Wow, avete visto gli occhi? Lo monto in post-produzione. Forse era stato un problema di illuminazione. Non penso sia un robot. Cioè, questo smerderebbe, cioè... Meno che non è veramente un robot. Ma ha detto che era un clone, comunque. DNA, cloni. Cioè, è un essere umano clonato. Ok? È finita così? Cioè, questo è molto peggio? Altro che finale, il vincolo della prima fiamma di Dark Souls, che la gente non ha capito niente. Molto bella la canzone. Mi ricorda tantissimo il finale... Il finale della prima stagione del videogioco di The Walking Dead della Telltale. Lì stavo piangendo come una merda. Io non lo dico per chi non lo conosce, ma lì sono stata male la prima volta. Male, mai sono stata così male per un gioco, tranne per il finale di Metal Gear Solid 4. Sono stati stagione 1 di The Walking Dead, il videogioco, e The Phantom Pain. Sono stata fisicamente male. Ok, sono confusa, anche se in questo caso, allora, molto bello perché lei si chiama Hope, lei è la speranza che muore comunque, perché schiacciata da tutti quelli che la volevano aiutare, comunque avevano degli interessi, anche Mirelle e Zegar comunque l'avrebbero usata per i loro scopi, lei era troppo preziosa, non la vedevano come un essere umano, lei non avrebbe mai potuto avere una vita normale. Quindi capisco, anche proprio nella sua ingenuità, che ha preferito distruggersi. Anche non cosciente di quello che stava realmente facendo. Non sto, voglio fare il moralismo, il suicidio è sbagliato. Probabilmente era, infatti ne avevamo già discusso in passato. Lei che vita poteva avere nel mondo reale? Non poteva avere speranze. Quindi ok, che non l'abbiano fermata è un po' discutibile, non ci hanno neanche provato, tranne Zegar che fa la battuta, la posso afferrare, la devo afferrare, non... lanciati, prendila, cioè al di là di Treglasov che è un ciccione, non poteva far niente, però cavolo Zegar, lanciati, salvala, per carità, magari fanno Republic 2 e la salvano, noi non lo sappiamo, anche se non penso. È molto bello il fatto che ti illudono di avere una scelta, almeno penso che non si sia comunque la scelta, cioè questo ti conferma, tu non sei Hope, tu l'hai aiutata fino a quel momento, non si sa chi sei tu, Sir, questo nome in codice, Sir, però non sei lei, e quindi ti attacchi, non puoi decidere per lei, alla fine lei prende la sua decisione, hai deciso per lei per tutto il gioco, e stavolta no.
Ok, comunque, vediamo poi cosa c'è dopo i titoli di coda, qualche New Game Plus, qualche cosa. Intanto vi dico che, qualora il gioco vi sia piaciuto e siete interessati all'acquisto, potete trovarlo chiaramente sul PlayStation Store oppure sul link che ho messo in descrizione, che è di Amazon.it. In questo caso, se acquistate quel gioco o qualsiasi altra cosa da quel link, darete un piccolo contributo, un piccolo supporto al mio canale, perché prenderò una piccola percentuale sugli acquisti che farete voi. Non spenderete di più, è soltanto io prendo un qualcosa in più, perché Amazon mi dà una commissione. Quindi, qualora foste interessati a un acquisto e volete supportare il mio canale senza donare direttamente, potete fare questo. No, volete comprare il gioco, tanto vale acquistarlo. Tanto, sinceramente, al momento l'acquisto, il costo del digitale e del fisico di questo titolo è uguale. Quindi, se volete acquistare il titolo, personalmente io vi consiglio la copia fisica. Che dire, adesso vediamo se è cambiato qualcosa nel menu principale, qualche New Game Plus eccetera. Sicuramente farò un video prims in cui discuterò del titolo, a livello più tecnico, di quello che mi ha trasmesso, dei suoi difetti, dei suoi pregi. Chiaramente non è un gioco perfetto, però mi ha veramente colpita. Sono sicura di aver capito tipo il 20%, infatti ci sono cose nuove, di aver capito tipo il 20% della storia. Mi sono persa tantissimi dialoghi, tantissime cose. Ok, c'è il puoi attivare le icone dei commentari degli sviluppatori, va bene, basta, non c'è nient'altro di nuovo. E basta, il gioco mi è piaciuto, sicuramente lo consiglio, però dovete conoscere l'inglese perché è praticamente un'avventura grafica. È un'avventura grafica con elementi di stealth. Se non sapete l'inglese, io ho cercato di fare del mio meglio, ma ovviamente non posso fare i miracoli. Quindi ragazzi, io vi ringrazio per l'attenzione e noi ci vediamo o ci sentiamo in un prossimo video. Ciao!